buongiorno a tutti dal vostro DJ Elia, il DJ che vi tiene compagnia tutte le mattine su Radio Exit sulle stesse frequenze fino alle 11. Questi erano i Toen e la loro ultima canzone, Parole. E vi suggerisco oggi, con questo caldo, questo sole soprattutto, di riversarvi nelle strade per andare a fare un po' di ottimo shopping. E perché no, mentre siete in compagnia spargete la voce per questa fantastica serata al Roof Garden del Mojito per ballare e danzare insieme. Ma se avete consumato troppe energie, riprendetele, andate a mangiare un'ottima granita con panna sopra e sotto e brioche, perché no? Granita con panna, mica male, granita con panna. Buongiorno Tony. Buongiorno a voi. Buongiorno. Hai visto che abbiamo oggi, Tony? Che cosa sta succedendo, scusa? Boh, non lo so. Scusi, ma che cosa sta succedendo lì? Ma uno dei tipi della televisione che sponsorizza una moto, credo. Ma chi è questo? Un certo David. Ma voi, che è biondo? Sì, una moto biondo. Arrivederci, Tony. Arrivederci. Arrivederci. Oh, biondo. Questo così aumentavo tutto, aumentata la pasta, aumentata. Allora, chissà, non me posso permettere, che buono, ma costa assai quest'altro così. Questo, amore, questo. Quale prendo, cioccolato o vaniglia? Ma prendili tutte e due, dai. Ok, 5 euro. Non si riesce ad andare avanti neanche con 1700 euro al mese. No, con 1700 euro al mese, no. Scusi, prego. 1007, no. Salve, vuole provare? No, grazie. Salve, prego. Sa dov'è il pane? Dall'altra parte. Di là? Sì. Grazie. Niente. Avete sentito del figlio della signora Palmina? No, che cosa è successo? Non riesce a pagare più il mutuo della casa. E ogni mese batte cassa una povera Palmina. Ma se se ne va in giro con un macchinone? È comprato da pochissimo per tutta. Ah, è bravo. Lui se ne va in giro con un macchinone e poi a fine mese va a battere cassa da mamma.
Povera donna. Povera donna, la colpa è anche sua. Se mio figlio mi avesse chiesto anche solo un euro per la BMW, sai le corse che gli facevo fare? E chi c'è bisogno del macchinone per poter vivere? Se ne comprava una più piccola, una di seconda mano e così non andava a rompere la testa a sua madre. Facciamo crescere i nostri figli come dei bambini viziati. Beh, del resto non ha tutti i torti. Facciamo crescere i nostri figli davvero troppo. E va bene, ma non... Il pomodoro. Sì, allora, il pomodoro, l'ho preso. Ok, il pomodoro. Allora, vediamo i prezzi, aumenta tutto i prezzi aumentano sempre. Questo qua costa poco, però diciamo che potrebbe essere per il bilancio che ho io. Del resto ci sono tante cose che... l'ananas, ecco qua, che ci fai qua? Sei fuori posto, fra l'altro, io so che sei da Roberta Paggi, ma io ti porterei, ma non posso, umanamente, non posso spendere più di 8 euro, piglio uno, piglio l'altro. L'ananas, quanto mi piace l'ananas, sono incazzato perché io tutto che avrei voluto prendere, ma l'ananas, non posso, è da molto che non piglio l'ananas, però che fa, mi mangio la pasta in bianco, no, che facciamo? Però l'ananas fine pasta non è che... Io vivo con 8 euro, quello poi arriva a 1700 euro al mese e non riesce a vivere. Io con 8 euro, vedi. Io sono tentato, papi. Fatemi fare un conto. 7,40 rimangono 60 centesimi. 60, se mi piglio tutte e due rimango, sai che faccio? Vado al formaggio, il formaggio ce lo devo mettere, ma non lo mangio, senza formaggio me lo devo mangiare. Ma che gli dico? Dico 60 centesimi di formaggio, quella mi dirà sicuramente mi prenderà un pezzente. L'importante è non dare l'impressione del disagio. Pomodori? Pomodori ci sono. Posso inventare una cosa? Il medico mi ha consigliato di non mangiare il formaggio, ma sì. Allora, tanto ecco l'ananas. Le cipolle sono qua, sì. Il vermo. Piace all'avvocato, lo sai? Sì. C'è? Il couscous. Sì, è qua. Va bene, ok. Allora, io vado a prendere il dolce. Ci vediamo alla cassa. Ok, vai. Questo è suo. Ah, grazie, sì. Guardi, mi credo. Fare la spesa oggi è diventato un inferno. Come la capisco. Buona giornata. Anche a lei, caro. Come la capisco. Prego, è suo turno, mi dica. Ah sì. Cambiamo formaggio in offerta? No, formaggio in offerta no. Però se vuole, le posso dare questo tipo di formaggio. È buono e anche economico. Ah sì, buono. Va bene? Sì. Ok, quindi facciamo duetti? Sì, due. Okay, no, duetti, no. No, perché sono goloso. Io me lo mangerei tutto, ma non posso. Non posso perché i medici... Cioè, sai, colesterolo, cose. Io penso che a porta a casa non arriva nemmeno, me lo mangio per strada, capito? Invece... Buongiorno.
19. €8? Sì, ecco qua, 8 euro, già io l'avevo già controllato. E 10 centesimi. Ah, 10 centesimi. Sì, c'è la busta. Ah, c'è la busta. Sì. C'è a Calessandro, non c'è? No, oggi non è di turno, ci sono io. Ah, sì, sì, sì. Sì. Eh no, perché lei sa che io te non la prendo mai la busta, perché mi piace il contatto fisico, capito? Sì, ma già l'ho battuta. Ah, ma ha già battuto 10 centesimi. Sì, ma sono 10 centesimi, non è che le cambiano la vita. No, 10 centesimi non cambiano. Quindi? No, sì. 10 centesimi, sì. 10 centesimi, aspetta. Sì. 10 centesimi. 10 così. 10 centesimi. 10 centesimi. Ecco, 10 centesimi. Effettivamente non cambiano la vita, sì. No, perché. Il problema sono i 10 centesimi? Eccone 20, andiamo avanti però, eh? Ah, grazie. Grazie, arrivederci. Buongiorno. Poi stasera mi mangio un'altra bella fetta di ananas.